Ciao a tutti e benvenuti in Cucina per te, anche se quella che vi mostro adesso non è proprio una vera ricetta, insomma, perché si tratta del casatiello. Ho solo pensato che anche voi, come me, sarete sicuramente alle prese con il casatiello, la pastiera, il tortano e così, perché non cucinare insieme? Ecco, allora, io ho preparato già l'impasto perché quello che preparerò è il casatiello. E, insomma, lo faccio, la conoscete già, la mia ricetta, l'avete già vista, lo faccio con tanti, tanti elementi che a me piacciono. Mi farebbe piacere sapere anche voi come lo fate, se lo avete già fatto, se anche voi lo state facendo adesso. Innanzitutto io parto da un impasto che ho già fatto lievitare stamattina, ho fatto l'impasto della pizza, quello che voi conoscete benissimo e che trovate anche sul mio canale YouTube o anche sul sito. E adesso generalmente io aggiungo a questo impasto un po' di sugna. È l'unico, diciamo, ingrediente che vado a mettere in questa occasione, nel senso che generalmente utilizzo l'olio, le varie cose, però un casatiello o anche un tortano che si mangia una volta ogni tanto, cioè a Pasqua, deve essere buono. E così ho pensato comunque di aggiungere la sugna, di aggiungere un po' di questo. Voi non so cosa aggiungete, utilizzate la margarina o semplicemente dell'olio, non so. Come lo fate? Potete scrivermi nei commenti perché tanto io ho chi me li legge e quindi io vi posso anche rispondere in diretta. Allora. Saluta Carmen. Ciao Carmen! L'unica cosa da prendere anche io la diretta. Vabbè, Allora. andiamo là. Allora, io impasto. Praticamente a impasto già lievitato ho inserito la sugna. Ovviamente lo potete anche mettere prima al posto praticamente de dell'olio, però a quel punto poi le ore di lievitazione devono essere un po' più lunghe perché naturalmente il grasso ostacola un po', insomma, no, la lievitazione, quindi c'è bisogno di un po' più tempo di lievitazione. Allora io generalmente lo inserisco così. Tanti saluti a Massimo Muto. Ciao Massimo, grazie. Allora, ho già iniziato a tagliare un po' di quelli che sono gli ingredienti del mio ripieno. Non so voi cosa mettete, anzi suggeritelo nei commenti, perché quelli che metto io sono quelli che piacciono a me. Io generalmente metto il prosciutto cotto, l'immancabile salame, naturalmente, poi ci metto un po' di cicoli, del prosciutto crudo. E poi come salumi, come formaggi, metto il provolone piccante, il provolone dolce, un po' di scamorza, parmigiano, pecorino. E voi? Terry dice che mette la sugna. La Terry, sugna, sì. metti anche tu la sugna, ok? La inserisci già nell'impasto oppure la inserisci così come la sto mettendo io? Fammi sapere. Allora, dato che ho... Saluta anche Monica. Ciao Monica! Allora, dato che... Mentre impasto, come dicevo, ho iniziato a tagliare un po' i salumi e i formaggi, però ce ne sono ancora altri da tagliare. A questo punto ho bisogno di un assistente, di una piccola assistente, ma anche molto vecchia. Vieni Giulia, forse la conoscete già perché, anzi, forse, eccola, conoscete i suoi golosissimi Nutellotti. Io e Giulia facciamo un sacco di cose insieme, lei mi aiuta sempre, voi non lo sapete perché naturalmente vedete i nostri video di cucina, ma noi comunque in privato lei mi aiuta nelle pizze, nei biscotti, In tutto. in tutto, nelle torte al cioccolato. Allora Giulia, se vuoi cominciare, inizia dal prosciutto, fammela a dadini piccoli, non Anche troppo. Carmen usa la sugna. Ah, ok. Anche tu la metti come la sto mettendo io oppure la inserisci nell'impasto? Abbiamo un Giulia. altro ospite. Ah sì? Abbiamo un altro ospite? Sì. Ah, lo sapevo. Allora, io sapevo che oggi pomeriggio, oltre a me, anche Francesco Paolo Antoni stava impastando il tortano. Allora, vediamo se lo riusciamo a contattare. Già è online? Proviamo a Proviamo a chiamarlo. chiamarlo allora. Proviamo a chiamarlo perché così vediamo lui invece come lo fa il tortano alla Francesco Paolo Antoni. Tu non lo vedrai, cioè, non mi vedete. Mi Vabbè, io non lo sentite? vedrò, ma lo vedranno i nostri amici. Ciao Francesco. Ciao, Ciao ciao. Francesco, ci sei? Ci siamo Ciao! un po'. Ciao! Opla. Stai... Eccolo là. Stai Siete in impastando? diretta? Siamo Sì, in siamo in diretta, siamo diretta. in Anche tu diretta. in diretta. E ci Oh, sei che anche tu. meraviglia! Aspetta, Senti. scusate, sto facendo un attimo, un secondo. Sto mettendo a punto
Sto mettendo, aspetta, un altro pezzo di salame qua, un altro pezzo di cicolo qua. Bravo, abbonda, abbonda! Un altro pezzettino di formaggio qua e un altro piccolissimo pezzettino di prosciutto qua. Perfetto, ho finito! Accipicchia, sei così preciso! Che stai facendo, il tortano o il casatiello? Allora, io sto facendo... Ma come sta sul divano? Il tortano. Dal divano. Tu hai già spiegato qual è la differenza tra tortano e casatiello? No, ancora no. Ancora no. Ah, vabbè, vabbè. Dimmi, dimmi un po'. Vabbè. Vediamo. Ma tu fai il tortano perché? Che cos'è il tortano? Vuoi che dica io la differenza? Vai, vai, siamo tutti orecchi. Allora, praticamente, la differenza sostanziale, forse l'unica differenza tra il tortano e il casatiello è che praticamente nel tortano si mettono per dentro all'interno dell'imbottitura le uova sode. Le uova? Le uova, perché sono varie uova. Certo. E invece sul casatiello non ci vanno dentro, ma sopra. Ecco, questa ah, okay. È l'unica differenza. Perfetto. Poi l'impasto è uguale. Perfetto, io allora quello che faccio infatti è un casatiello perché le metto fuori, però ti confesso che alle volte le metto anche dentro, dentro, fuori, insomma faccio una cosa che è tra tortano e casatiello, però è saporitissimo. Allora fai, è saporito. Allora fai un tortaniello alle volte, si il chiama tortaniello. Ah esiste allora, non lo vedi? Sapevo, vedi, si finisce mai di imparare. E quindi tu adesso già hai impastato, già hai fatto tutto oppure insomma a che punto sei? Già fatto tutto e in questo momento sta lievitando. Ah, lievitando nella forma? Allora... Nel suo ruotolo, diciamo, nel suo ruotolo preciso, capito? Ok, capito. La forma, lo vuoi vedere? Sì, sì, mi farebbe proprio piacere. Già, oddio, io non la posso vedere, la vedranno loro, insomma, e poi lo andrò a vedere dopo. Guarda, io non lo faccio mai vedere a nessuno. E fai bene. Solo a te, va bene. Oh Madonna, mi aiuto. Dimmi perché lì. Solitamente, sai, non lo faccio vedere. Eh certo, è un guarda, fatto privato. Sto portando nella cucina, guarda, per dentro il forno, guarda, guarda. Nel forno di Francesco. Vediamo oh, cosa c'è. Guarda, guarda, guarda. Oh. Lo alzo. Wow. Guarda. Lo vedi? Ah, lo vedo, bellissimo Francesco, ma tu hai queste doti, caspita, ma hai fatto l'impasto tu, onda mia, chi l'avrebbe mai pensato, ero rimasta alla trippa alla romana, tuo cavallo di battaglia e basta, poi invece bravo, sarà la quarantena, ti ha fatto bene. Ah, ma io mi sto dando alla cucina in questi giorni, sto facendo delle cose meravigliose, ieri ho fatto una pasta ai cavolfiori, buona, era mondiale. Buonissima, buonissima, se fatta bene è veramente una prelibatezza, un dolce praticamente. Io la faccio benissimo, come faccio benissimo la pasta e patane, senza provola. Guarda, però posso dirti una cosa, sono d'accordo con te, la ricetta era tradizionale, però un po' di provola e poi sotto al forno gratinato ha il suo perché. Ha il suo perché. È un altro piatto. La pasta e patane. Non è la tradizionale. La pasta e patate va fatta rigorosamente senza provola. Hai ragione. Però dimmi. Tu lo stai facendo in diretta il tortolo perché io non sì. riesco a casa di te lo faccio vedere, aspetta. Sì, sì. Ti prendo invertire. Lo sto guarda. Facendo in diretta, eccomi. Ciao. Eccolo qua, vedi? Ciao. Impastando. Io sto proprio impastando in questo momento. Giulia mi sta tagliando tutti i pezzettini perché lei ha detta mi aiuta sempre in queste cose. Ho la piccola aiutante. Che ci stai mettendo dentro? Allora, dentro ci ho messo cicoli, salame, prosciutto crudo, prosciutto cotto, poi un po' di scamorza, provolone piccante, provolone dolce, formaggio parmigiano e pecorino. E fuori metterò fantastico. Le uova. Stesso ripieno tuo, tu la vari, che ci metti? Le stesse cose. Ah, ok, quindi fai il tradizionale. Le stesse cose identiche due. Il tradizionale. Più le uova sode, io ci metto le uova sode. Ah, perché tu giustamente facendo il tortano le infili dentro. Esattamente.
Esattamente, esattamente. Va bene, allora dopo vorremmo vederlo, cioè lo mostrerai in diretta diciamo, il prodotto finale, il tortano, come sarà venuto, Ovviamente, ce lo farai vedere. ovviamente ti faccio vedere, voglio far vedere come Com'è viaggia perché venuto? è la prima volta che lo faccio. Ah, veramente, bravo, ma... È la prima volta che lo faccio, quindi non so bene a che cosa sto andando Incontro, incontro. se Fatto sarà... sta che siccome io me lo faccio, me l'ho fatto da solo perché sto solo a casa, cum vena vena mu Tu te mancia. la suoni e tu te la canti, insomma, come si suol dire, no? Hai capito? ho Siccome capito. non devo darlo a Allora nessuno, sarà me lo mangio come buonissimo. viene. Allora sarà sicuramente buonissimo. Lo spero, guarda, ma non, sicuramente non bello e buono come il tuo, perché vedo che sei molto organizzata. C'hai anche uno staff intorno che ti aiuta. Sì, è vero, Fantastico, è vero. Questo complimenti. sì, grazie. Questo sicuramente. Vabbè, va benissimo. Francesco, niente, Va pastiera? bene. Pastiera, niente? No, la pastiera è troppo complicata. Ma tu fai anche la pastiera? Non la faccio quest'anno perché, appunto, trovandoci tutti chiusi a casa, finirei col mangiarla soltanto io perché a mio marito, a Ferdinando, non è che piace. Giulia neanche, allora è meglio evitare perché sennò qua, veramente dopo la quarantena si lievita, si rotola. No, io non la faccio la pastiera perché è troppo articolata, non, insomma, diventa complicato. Non Certo. voglio rischiare. Vabbè, Non credo di esserne ok. capace. Vabbè, poi secondo me invece stai, insomma, da provare, da provare, da provare. Non mi Magari, aspettavo da provare. mo me la studio, mo me la studio Poi un po' per la poi ci facciamo provo. insieme da me. La facciamo insieme da me quando ti va e proviamo, Va vediamo bene, come viene. Va molto bene. volentieri, va bene. Vabbè. Allora Francesco, ti auguro un buon casatiello. io altrettanto un buon tortano, buona Pasqua, un Grazie. bacione e grazie Saluto tutti i tuoi mille. ascoltatori. Un bacio. Grazie, Ciao grazie. Ferdinando, ciao Ciao. Giulia. Ciao, ciao. Ciao. Sì, ti tolgo la buccia. Pure questo. Sì. E Non ce la faccio, è difficilissimo. allora più tardi vedremo anche il tortano di Francesco, che sarà sicuramente buonissimo. Allora, io sono arrivata e sono pronta. Nel frattempo, Giulia, che tu finisci di tagliare, inizio praticamente a imburrare anche il mio... La ciotola? Sì, La teglia. la teglia, il ruoto. Il ruoto lo imburriamo e lo infariniamo. Scusatemi se vi do le spalle, però devo lavarmi le mani assolutamente. Allora, non mi avete detto voi come lo Inizia fate? Angolese, dice che Giulia è più brava di te. Senza ombra di dubbio, ne sono convinta. Ciao Letizia! Sicuramente, sicuramente. Lei ci mette tanta fantasia, ci mette veramente tanta passione a fare le cose, è proprio brava. Mi aiuta sempre. Allora, ecco qua. Prendiamo un po' di... Salvatina, eccola, ti ringrazio per la spiegazione. Ah, ciao, ciao Sabatina, come stai? Allora, fammi vedere... Oh, ho preso tutto, mi serve un pochettino Anna di... Saggese, Ciao complimenti, Anna! sei brava e bella. Ciao Anna, bacio. Prendo un pochino di... un attimino ancora di sugna dal frigo, perché mi serve per imburrare... Ma La quanto sugna teglia. serve? Non molto, non molto. Ecco Marcello qua. 40 ore a sfornato. Ciao Marcello, e pubblica una foto, va, connettiti, mettici la tua foto. Maria Luisa ti chiede se hai messo il piede, se non metti il piede. Brava, Questa sì, qua. eccolo, preparatissima Giulia. Devo dire la verità, stavo dimenticando quasi di metterlo, poi invece Ottimo. ci ho pensato, mi Davvero sono ottima. ricordata, sono davvero ottima, è vero, sei più brava di me. Carmela Maddaloni dice Giulia, bravissima. Grazie. Serve un altro pochino di sugna. Mettitela direttamente qua. No. E per non andare davanti, io sono davanti io. Stamattina ho visto che avete pubblicato veramente dei capolavori sul gruppo Cucina per te, buonissime, tra pastiere, tortani,
Pizza piena, veramente degli spettacolari. Bravi, complimenti, mamma mia. Carmela dice lei lo fa sfogliato. Ah, Carmela, buonissimo, sfogliato. Sfogliato ancora non l'ho provato. Poi l'hai fatto? Se l'hai fatto, pubblicaci la foto e la tua ricetta nel gruppo, così magari posso approfittare io e anche gli altri utenti magari di provare questa variante, insomma, sfogliata. Ho già un'idea di come potrebbe essere, però mi farebbe piacere la tua ricetta perché so che tu sei bravissima. Ti saluta Laura Duda, che è amica di Maria Luisa dall'Argentina. Anche Ah, ciao, Giulia ciao. però saluta Giulia. Saluta Giulia. Allora, vabbè, ciao lo stesso. Quindi ci state seguendo anche dall'Argentina. Che onore, che Ciao Giulia bello. Rosanna. Ciao Rosanna, come stai? Hai impastato? Allora Giulia, se tu sei pronta, io sono pronta. Mettili tutti qui, mi lavo di nuovo le mani e ti do una mano magari a tagliare. Sì, eccomi. Ecco, sei pronta? Ti do una mano a tagliare. Prendi un No, altro faccio io. Va coltello. bene. E no, e se no non la finiamo più, veramente ce ne sono tanti. Ecco, Lo so. tieni. Ecco qua. Sono pare che per 3 persone, visto Casatielli. Siamo in tre. Di Casatielli, secondo me, non sono mai abbastanza. Poi comunque una volta ogni tanto, insomma, Pasqua è Attenzione a importante. non unirli. Già si sono tanto. Tanto li uniremo là. Sì, ecco qua. Un Questo qua è un pochino più duro. po' più veloce. Sì? Ci tagliamo così. No, veramente che dovremmo essere molto precise. Ha detto Carmela che ha fatto solo l'impasto, ora sta lievitando e più tardi si sfoglia. Ah, che bello! Sono proprio curiosa, veramente. Non l'ho È mai così mangiato grande che lo sfogliato. metti. E fallo un po' più piccolino. E invece in Argentina come lo preparate? Come lo preparate il casatiello? Lo preparate oppure no? O fate una cosa di simile? Ho notato ad esempio che, una cosa che ad esempio non sapevo, che esiste anche a Caserta il casatiello dolce. L'ho scoperto diversi anni fa e sono rimasta sbalordita perché per me, ovviamente che sono cresciuta con il casatiello questo qui ricco di salumi e formaggi, insomma qualcosa di dolce era proprio improponibile. Invece tradizione vuole che a Pasqua a Caserta il casatiello sia dolce ed è simile praticamente ad una torta come il pan di Spagna, con i confetti colorati sopra, tutto decorato. E me lo fece assaggiare una mia collega, insomma, di tanto tempo fa. Buonissimo. Una di queste volte, magari, se vi interessa, preparo la ricetta e così lo potete provare anche voi. È veramente buonissimo, si mangia a colazione. È completamente diverso da questo, però. Allora, vogliamo. Un saluto a Giulia e a Giovanna da Marzio, onorato. Ciao Ciao. Marzio! Iniziamo a mettere tutto Allora, dentro? prima uno, dopo No, 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 mettiamo, l'altro. allora, Sì. si mette tutto dentro abbastanza distribuito. Ecco qua. E che cosa sarà quando dovremo girare? È assurdo. Io già Sarà. immagino quanto sia pieno e Giulia, che. Alessandro ti raccomanda di mettere molto Ciao Ale. salame, lo adora. Infatti l'ho fatto tutto per te. Guarda quanto ce n'è. Prima l'ho Marcello tagliato. invece ha pubblicato in cucina per te il suo, penso, di Casatella. Marcello? Sì, Ah. canta. Bravo, dopo lo andiamo a vedere. Carmela dice Giulia precisissima. Sì, è un rompiscatole come il papà, devo dire, da questo punto di vista è proprio rompiscatole come il papà. Effettivamente, se le figlie femmine somigliano ai papà, in estetica, in questo caso anche caratterialmente, molto pignola. Allora, adesso mettiamo il parmigiano e il È pecorino. così. Vai. Io prendo il parmigiano e tu prendi il Sì. Ok, pecorino. sei Tu pronta? vai di qua, io faccio No, di no, qua, devi vado andare un tutto al po' contrario. dappertutto. Ok. Ah, vedi? Chissà come sarà, però. Buonissimo, sicuramente.
Ecco qua. Tutto lo mettiamo? Sì, tutto, tutto. Quello che ci metti dentro, quello ci trovi dopo quando lo mangi. Sarà una sorpresa qui, sì. Se non ci ricordiamo. Gabriela Franiel CZYK, dice brava Giovanna e quella di tante. Ciao Gabrit! Di pepe. Come stai? Sì, mettiamo un pochino di pepe. Dappertutto. Tu prepari qualcosa in Argentina, che usanza c'è? A Pasqua che cosa preparate? Dolci, salato, cosa preparate? Scrivimelo, tanto me lo leggono, come vedi. No, basta pepe, perché sinceramente poi è un po' troppo, basta. E adesso non ci resta che piangere. Sì, allora. Sembra una pizza. Fallo fare un pochettino a me. Questo lo mettiamo qua. Giulia, se puoi farmi una cortesia di mettere tutti i piatti lì nel frattempo. Così che una cosa alla volta. Brava. No, io sono. Così cerchiamo di ottenere un piano di lavoro sempre sistemato. Sì. Questo qua lo tengo. Anzi, no, lo metteremo pure sopra. Ops. Ecco qua. Opla. Oh cavolo, sta un pochino rompendo, mi sa. Da come vedo. Fai molta attenzione. Allora. Senti, prima so sì, sposta tutto. Così abbiamo lo spazio. Ah, sapete una cosa? Ho dimenticato di prendere le striscioline da mettere sulle uova. Sì, ma è ottima, allora. E mi sono distratta, mi sono distratta. Opla. Sembra una sciambella gigante, però non tutto. Ecco qua. Tieni di qua. Allora, questo è proprio il casatiello che andremo a mangiare noi domani a Pasqua. Non è che... Ecco qua. Le uova le mettiamo dopo ora. Allora, adesso ti faccio fare una cosa molto simpatica. Sì, fare i buchi con le uova. No, no. Ah, le strisce dobbiamo sì. Mettere. Chi è? Striscia. Fai le striscioline dopo aver steso. Nel frattempo io inizio a mettere. Sì, però inizia a stendere quello. Allora, ecco qua. Nel casatiello le uova le mettiamo sopra. Un pochino sul mattarello. Maria Luisa ti chiede se hai messo il pepe. Sì, l'ho messo il pepe. Ah, sei stata poco attenta. l'abbiamo messo. Marzio dice, quando vieni a Napoli ne conservi un pezzetto. Come no? Magari te lo rifaccio da capo. Mamma, aspetta. Aspetta un po', perché se non metti abbastanza farina, si attacca qui. L'ho già messo pure qua. Brava. Perfetto, allora adesso Laura fai un po'. Lunga, dice lì in Argentina di speciale non c'è nulla di particolare, soltanto quello che ogni famiglia piace. Ah, ok, quindi non c'è una preparazione tipica, tradizionale, insomma così. Le uova di Pasqua si mangeranno sicuramente, credo, quelle forse chissà. Si mangia più dolce con le uova, questo salato non lo conosceva. Ah, ok, allora guarda, se ti va. Sul sito c'è proprio la ricetta completa, è buonissimo. Qual è il sito? Sul sito www.cucinaperte.it. Vabbè, ma voi siete sicuramente amici del gruppo, credo, perché se siete collegati in diretta conoscerete già il nostro sito, no? Silvana Sil ti fa i complimenti, ti saluta dal Brasile. Ciao! Dal Brasile invece che si fa? A Pasqua cosa si mangia dal Brasile? Mamma, ci servono pure quelle piccole. Allora, guarda, me ne servono giusto e altre due e basta. Per il resto, perché basta così. È avanzato. Aspetta. Ma in realtà basta così, perché, guarda, abbiamo finito. Vedi, l'ultima strisciolina un po' più lunghetta, anzi, va bene anche questa qua, un po' media. Ecco qui. E queste qua avanzano. Ok. Facciamo una pizzetta tonda? Sì. Ecco qua. Tan. Allora. News. Allora, sì. Allora, questo è pronto. Tre uova, mi raccomando, devono sempre essere dispari per tradizione. E allora, generalmente io lo spennello con un po' d'uovo, ma in realtà è soltanto, diciamo, per dare un colorito, insomma, un po' più vivace.
In questo caso però preferirei di no, insomma, mi piace già così. Lo metto un altro pochino a lievitare, poi lo faccio in forno e ci vediamo più tardi per vedere com'è venuto. Ciao! Ciao ciao!